quantomeno provare a chiedere alle omertose forze di maggioranza se magari vogliono dare una risposta ad una domanda di merito di una forza di opposizione. Io penso che, Presidente, questa minima richiesta lei la può tranquillamente fare. Il silenzio è comunque una risposta. Se non avremo risposta, significa che abbiamo ragione, Presidente, e significa che tengono nascosto nel cassetto l'Italicum 2.0 per fregare il Movimento 5 Stelle. Grazie, Presidente. Grazie. È iscritto a parlare il deputato Lattuca. Prego, ne ha facoltà. Grazie Presidente, non rappresento né i relatori né il Governo naturalmente, ma non ho problemi a rispondere a quelle considerazioni che venivano svolte in quest'Aula, così come è avvenuto in Commissione dall'onorevole Toninelli, anche perché, e lo dico come premessa, non c'è alcuna reticenza da parte del Partito Democratico nel prevedere che il sindacato preventivo, sulla legittimità della legge elettorale sia efficace. Lo dico, Presidente, perché se oggi qui discutiamo all'articolo 13 e all'articolo 39 del sindacato preventivo di legittimità costituzionale della legge elettorale è perché il Partito Democratico, con una proposta di legge presentata in tempi non sospetti a prima firma Giorgis, ma che vedeva raccolte tutte le firme dei membri della prima commissione del Partito Democratico, ha introdotto nel dibattito questo tema, che non mi risulta sia stato introdotto da altri. E i colleghi della prima commissione, a partire dal collega Toninelli che è molto attento, sa bene come il Partito Democratico ha portato avanti in tutto l'iter di questa legge una battaglia sia al Senato che alla Camera per rendere questo sindacato previsto dalla nostra Costituzione ed effettivo anche per la legislatura in corso. Venendo al punto specifico, ovvero il comma 11 dell'articolo 39, ci tengo ad evidenziare che effettivamente c'è un limite formale, che è quello che è stato riconosciuto anche nel dibattito in commissione, ovvero non è previsto un termine specifico per eventuali, e sottolineo eventuali, nuove leggi elettorali che venissero approvate dall'entrata in vigore della riforma costituzionale al termine di questa legislatura. Ma l'assenza di un limite specifico a questo tipo di eventuali legge non credo che autorizzi un'interpretazione in questa sede, in sede parlamentare, quindi in sede di interpretazione autentica, ma nemmeno in sede, diciamo, di interpretazione di ammissibilità che potrebbe dare la Corte Costituzionale, che esclude il sindacato per le leggi approvate, diciamo, nel 2017 o comunque dopo l'entrata in vigore della riforma costituzionale. Lo dico, onorevole Toninelli, perché il comma 11 esplicita che le leggi promulgate nella medesima legislatura, ovvero in questa, che disciplinano l'elezione dei membri della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica, possono essere sottoposte al giudizio di legittimità costituzionale della Corte. Le leggi promulgate nella medesima legislatura si traduce in tutte le leggi promulgate nella medesima legislatura che disciplinano l'elezione di Camera e Senato. Quindi io credo che, seppure si può riconoscere la mancanza di un limite, di un termine esplicito per eventuali nuove leggi elettorali che approveremo in questa legislatura, la formulazione principale della disposizione, che dice le leggi promulgate nella medesima legislatura, sia una formulazione che consente tranquillamente un'interpretazione che accoglie anche eventuali ricorsi presentati su eventuali nuove leggi elettorali. Lo dico da diversi punti di vista, sia da quello testuale della disposizione, sia da un punto di vista logico. Non sarebbe infatti ragionevole da parte della Corte Costituzionale non ammettere il giudizio preventivo sulla legge elettorale approvata, come dicevamo, dopo l'entrata in vigore della riforma costituzionale e invece ammetterlo per quelle già approvate e per quelle che verranno approvate nella prossima legislatura. Questo tema, che è un argomento di carattere logico, insieme al testo della disposizione che fa riferimento a tutte le leggi promulgate in questa materia, in questa legislatura, io credo siano sufficienti a farci dire che la mancanza formale di un termine esplicito non compromette l'efficacia e l'effettività di quello che è un istituto che il Partito Democratico ha voluto inserire in questa riforma. Grazie, onorevole Lattuca.
È scritto a parlare a titolo personale l'onorevole Sanna. Io credo, Presidente, scusi, onorevole Sanna, ormai ha la parola, ma comunque, ok. Io credo che potremmo contribuire alla risoluzione di questo non problema anche in sede di presentazione degli ordini del giorno a gennaio, perché mi rendo conto che lasciare una traccia interpretativa dei lavori preparatori sia molto importante per chi vorrà utilizzare questo istituto. Mi lasci dire, Presidente, però tutto il fastidio dell'introduzione nel nostro dibattito di argomenti che cercano di far passare come valore costituzionale il tema far vincere o non far vincere il Movimento 5 Stelle. Ma che c'entra? Vincerete se avrete i voti degli italiani, come abbiamo vinto noi tante volte avendoli, e perderete se non li avete. Non sarà una legge a farvi vincere, né a farvi perdere. Grazie. Onorevole Buttiglione. L'onorevole Lattuca ha già...